Trasmetteremo i libri ai nostri figli oralmente e lasceremo ai nostri figli il compito di fare altrettanto coi loro discendenti. Naturalmente molte cose andranno perdute con questo sistema, ma non puoi costringere la gente ad ascoltare se non vuole. Ma in quanti di voi altri siete, a migliaia, sulle autostrade, lungo le ferrovie abbandonate, vagabondi all'esterno, biblioteche dentro? Non è una cosa che sia stata progettata fin dall'inizio. Ognuno aveva un libro che voleva ricordare e l'ha ricordato. La cosa più difficile che abbiamo dovuto piantarci duramente in testa fu che noi non contavamo, non eravamo importanti. Non dovevamo considerarci e non dovevamo essere dei maestri. Non dovevamo sentirci superiori a nessuno al mondo. Non siamo che sopracoperte di volumi, privi di ogni altra importanza che non sia quella di impedire alla polvere di seppellire.